Benvenuti nel miglior gioco di Yu-Gi-Oh! Perché è tratto dalla prima serie di Yugi che, come ricordiamo, è la migliore e non ci sono ippopotami rosa. Perché le serie fanno schifo se ci sono ippopotami rosa, anche se compaiono in tre episodi su più di 100. E va bene così, e facciamo nuova partita. Sì. Benvenuto, che bello, nuovo cliente. Allora potresti cominciare a duellare? Per cominciare, io ho bisogno di comprare uno starter deck. Che ne dici di questo? Abbiamo la scelta tra Yugi classico, Seto classico, Joy classico, oppure possiamo fare gli sweghini e comprare le bustine e farci su il mazzo dell'oratorio. Perfetto. No, torno indietro, sì. In città ci sono molti duellanti, non essere timido e sfidali pure quando vuoi. Alla fine della settimana ci sarà un torneo, quindi avrai bisogno di molte carte per costruire un deck potente. Non sarà facile diventare un campione, devi impegnarti al massimo. D'accordo, andiamo a cercare un duello, va. Oi, c'è un cane. Vieni qui. Fifi. Rispetta le regole, non ci sono abbastanza carte nel deck che stai cercando di usare. Cosa vuoi fare? Uscire. Peccato. Stai zitto, Mokuba. Andiamo a farci il mazzo dell'oratorio allora, dai. E visto che a noi piace Tristan, ci prendiamo. No, ci prendiamo 3 di questo. E non c'è Joy, che schifo. Tea, mi rifiuto. E Bakura. Poi. No, queste qua sono Edge, non le voglio. E va bene, dai, 3 di Tea. 3 di Yugi e poi boh, incantatori, draghi, insetti, guardiano celtico, elfo mistico, colleziono oscurità e anche il pesce. Che culo, ho trovato la carta più forte, il mago negro, e le sue incredibili capacità offensive e difensive rendono questo più potente fra tutti i maghi, quindi abbiamo vinto. Poi abbiamo trovato anche Bianchetto il curatore, e vi devo dire una brutta cosa, è una donna. E sì, ci sono rimasto male anch'io, capitemi. E direi di mettere nel nostro mazzo la potentissima erba di fuoco. Questa pianta sputa fuoco cresce nelle vicinanze dei vulcani, non si sa come però cresce. Ecco, ora che abbiamo fatto il nostro mazzo, possiamo andare a sfidare quel cane impertinente. Grrr. Yes! Doro! Evoco fata isterica. Che gioco di. Ho perso contro un cane. Bau. Che schifo.